dell'evento stesso. Quindi ufficialmente buongiorno a tutti e benvenuti a questo terzo evento di una serie di webinar che l'associazione GEAM assieme all'associazione GFOS.it organizzano nel periodo che va da novembre, ormai dal mese scorso, fino a maggio 2021. È veramente un piacere oggi poter introdurre il relatore, che è Luca Battistella, che ci guiderà all'interno di un nuovo mondo per le tematiche che abbiamo affrontato sino ad oggi, un nuovo mondo che è quello tendenzialmente dei cosiddetti web GIS. Io ruberò solo pochissimi istanti a Luca, al quale poi cederò la parola, solo per contestualizzare un minimo l'evento. Come ormai molti di voi sanno, questo evento è parte di una serie di eventi che appunto sono organizzati da entrambe le associazioni. Non voglio tediarvi ulteriormente su cosa sia GEAM e cosa sia GFOS, sono due associazioni che conoscete e che insomma sono state già presentate nei seminari e nei webinar precedenti. Quello che vi ricordiamo ovviamente è che questi corsi, questi eventi non vogliono essere dei corsi di formazione assolutamente, ma vogliono essere un modo per poter stuzzicare la vostra curiosità, per raccontare, per cercare di incuriosirvi su delle tematiche che sono proprie dei temi che l'associazione vuole gestire. Quindi tendenzialmente in merito al software geografico libero, free ed open source. Ovviamente non vogliono essere corsi di formazione, sebbene per alcuni webinar viene riconosciuto praticamente l'erogazione di questi crediti formativi professionali per l'ordine dei geologi e l'ordine degli ingegneri. Questi eventi sono organizzati dalle due associazioni, ma con il supporto fondamentale del Master in Geoscience e Sistemi a Pilotaggio Remoto dell'Università di Padova, che mette a disposizione la piattaforma Zoom per la fruizione di questi eventi in modalità online, perché ahimè purtroppo non possiamo incontrarci fisicamente di persona, e dal Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e Infrastrutture del Politecnico di Torino, che supporta e condivide le tematiche che vengono affrontate in questi, durante questi seminari. L'evento di oggi, appunto, vi dicevo, è il terzo di una serie che potete trovare ben descritta a questo link. Mi permetto di segnalarvi che l'offerta si è ampliata e vi sono due ulteriori webinar che non erano calendarizzati in precedenza, ma che si sono aggiunti a seguito di richieste di solleciti da parte sia di soci sia di persone che avevano partecipato agli eventi precedenti, e sono calendarizzati il primo per l'8 gennaio, quindi sarà il prossimo webinar, e poi un altro per il 15 gennaio. Vi ricordo che appunto tutti i dettagli li trovate al link che è esposto in questa slide, e che l'evento dell'8 di gennaio sarà tenuto dall'ingegnere Antonio Cotroneo e sarà un webinar dove ci verrà raccontato come il mondo dei GIS si lega all'idrologia, e quindi come queste applicazioni più idrologiche possono trovare un riscontro pratico e fondamentale nell'utilizzo di software GIS, principalmente ovviamente in QGIS. L'evento invece del 15 di gennaio, che potrete poi appunto approfondire e vedere nella pagina web il cui link è riportato in questa slide, è dedicato all'annoso problema dei sistemi di riferimento e del loro utilizzo all'interno dei GIS. Ovviamente questi eventi sono sempre gratuiti, ma ovviamente viene sempre richiesta la registrazione, per cui alla pagina web trovate il link per potervi registrare, e per i prossimi due eventi è previsto anche l'accreditamento presso l'ordine sia dei geologi che degli ingegneri, per cui per coloro i quali volessero appunto ottenere il riconoscimento dei crediti formativi professionali, c'è anche questa possibilità. Vi ricordo che ovviamente non vi chiediamo nulla di più che non farci un po' di pubblicità, nel senso che se gli eventi vi piacciono, ovviamente
condividete gli eventi stessi, condividete il, diciamo, la possibilità di avere un qualche cosa che è di per sé open, perché i nostri soci mettono a disposizione il loro tempo, la loro passione, ma soprattutto le loro competenze per la divulgazione. Vi chiediamo di interagire, ovviamente nelle modalità che il relatore suggerirà durante l'introduzione del suo intervento, e vi chiediamo, ove potete, di contribuire in vari modi, non solo con l'interazione durante il webinar e nel farci pubblicità, ma se potete anche con un contributo economico, iscrivendovi alle entrambe le associazioni, a una delle due, oppure effettuando delle donazioni. Vi ricordo che le donazioni sono fondamentali affinché questi progetti di software free ed open source possano continuare ad esistere e possano andare avanti. Ovviamente le associazioni e i relatori non traggono alcun profitto da questi eventi, ma tutto ciò che viene da voi donato o tutte le vostre quote di iscrizione vengono reinvestite nelle tematiche proprie di questi webinar, cioè per il supporto alla condivisione, allo sviluppo e alla divulgazione del software libero. Per cui ovviamente tutto ciò che viene fatto in questi webinar viene poi reinvestito nelle tematiche stesse, quindi nessuno viene retribuito né trae alcun profitto. In questa slide trovate ovviamente tutte le informazioni se volete effettuare donazioni o se volete iscrivervi. Ovviamente è già tempo di iscrizioni per il 2021, per cui sollecito chi non avesse già iniziato a pensare di effettuare il rinnovo o di iscriversi, lo può fare ovviamente utilizzando i link che trovate in questa slide. In quest'ultima, e poi giuro che mi taccio e lascio la parola al relatore, trovate i contatti di entrambe le associazioni, sia l'associazione GEAM sia l'associazione GFOS.it, con gli IBAN ai quali poter effettuare i versamenti per o donazioni o rinnovi. Vi ricordo che per le donazioni su GFOS potete anche usare PayPal, mentre per i rinnovi potete usare sia PayPal oppure l'IBAN, indicando ovviamente nome e cognome e soprattutto l'anno per il quale effettuate l'iscrizione o il rinnovo. Detto ciò, ovviamente non voglio tediarvi ulteriormente, perché siete qui non certo per me, ma sicuramente per l'evento in sé, che è quello che oggi ci presenta Luca Battistella. Luca è ovviamente un geoinformatico che si occupa di WebGIS dall'inizio della sua carriera lavorativa. Ha collaborato e collabora con molti istituti, sia universitari sia organizzazioni internazionali, e oggi si occupa principalmente di sviluppo e gestione di piattaforme informatiche in supporto alla conservazione della biodiversità. Oggi ci racconterà invece un qualche cosa relativo ai WebGIS, cioè un qualcosa che eccomi, scusate, mi si è disattivato l'audio. Ci racconterà un qualche cosa che è relativo, vi dicevo, all'uso dei WebGIS, sia per WebGIS che sono ready to use, cioè pronti all'uso, sia per poter sviluppare o creare dei WebGIS personalizzati, e come poter scegliere lo strumento più adatto alle nostre esigenze o alle nostre applicazioni. Detto ciò, io lascio la parola a Luca. Ovviamente per qualunque cosa scrivete pure domande nella chat e cercheremo noi di collezionarle e poi di farle a Luca, di porgerle a Luca a nome vostro durante i momenti che appunto lui ci segnalerà. Ok? Grazie mille. Grazie mille Paolo per l'introduzione. Io mi presento, sono Luca Battistella, sono un geografo e un geoinformatico. Ho lavorato e collaborato a vari livelli con istituti universitari e aziende private, e in questo momento sto lavorando per la Commissione Europea, per il Joint Research Center, che è qui sul Lago Maggiore, ad Ispra. Mi occupo principalmente dello sviluppo di piattaforme, diciamo, web,
per quanto riguarda la pubblicazione, l'interazione, l'analisi di dati inerenti a questioni relative alla biodiversità. Ho lavorato su un progetto che si chiama Digital Observatory for Protected Areas, che è una piattaforma globale che dà conto dello stato delle aree protette a livello mondiale, per cui tipologie di pressioni sulle aree protette, lo stato delle specie e via dicendo. In questo momento mi sto occupando più in dettaglio della questione Africa, sto lavorando nello specifico su Africa Platform, che è una piattaforma che concentra dati prodotti dalla Commissione europea o elaborati dalla Commissione europea per il continente africano, cioè quello che sta succedendo in Africa a vari livelli, e questa piattaforma dà la possibilità di accedere a questi dati e analizzarli a livello di paese o a livello di provincia o regione in Africa. Oggi andremo a parlare un po' più nel dettaglio per quanto riguarda le tipologie di WebGIS o web mapping che sono disponibili a livello open source, che tipo di sforzo richiedono per la messa in rete, per la messa in funzione, cosa c'è disponibile che non richiede un intervento di uno sviluppatore, ma che sono piattaforme plug and play in cui si può sfruttare a pieno regime di capacità di data sharing e anche a livello analitico di dati geospaziali. Per quanto riguarda le domande, ho suddiviso la presentazione in blocchi, per cui proponevo alla fine di ogni blocco, se magari avete domande, rispondiamo alle domande alla fine di ogni blocco, che così concludiamo un argomento e ne riprendiamo un altro. Poi farei una pausa più o meno a metà, diciamo, della presentazione, se per voi va bene. Inizierei a condividere lo schermo. Ok, datemi un cenno se non lo vedete, altrimenti proseguo. Allora, come dicevo, oggi Si vede parliamo qua. di ottimo, grazie. Parliamo di WebGIS. Mi soffermerei su un concetto prima di iniziare, che è la questione relativa al web geospaziale, o geospatial web. Cosa significa? Il WebGIS o web mapping non è l'unica variabile che concorre alla pubblicazione e gestione di dati geografici sul web, ma è una appunto delle componenti in causa. Ho tentato di riassumere quello che secondo il mio punto di vista è uno schema che dà conto di tutto quello che succede all'interno di una piattaforma web che mira alla pubblicazione di dati geospaziali e all'analisi di dati geospaziali. E come vediamo nella parte, diciamo, in alto, ho suddiviso
due componenti principali. Una è quella relativa alla parte di web mapping, cioè applicazioni ad hoc per interagire con dati geospaziali su web, e l'altra è quella inerente alle SDIs, cioè spatial infrastructures. Queste infrastrutture geospaziali sono, diciamo, supportate da due componenti principali. Una è inerente ai geocataloghi e una è inerente ai geoportali, e vedremo questa distinzione poi in seguito. Partendo poi dai dati, che possono essere, come vedete, nella parte, diciamo, in blu chiaro, possono essere vettoriali oppure raster, sostenuti da un database oppure direttamente accessibili da un file system. Questi hanno bisogno di un server per essere pubblicati nel web, ovviamente, e da servizi geospaziali per quanto riguarda i dati e per quanto riguarda i metadati, che forniscono appunto degli endpoint, degli URL che sono interrogabili poi nel web, che si chiamano OGC. OGC Services, per cui OGC sta per Open Geospatial Consortium, che mette assieme delle regole per la degli standard per la pubblicazione di dati geospaziali. L'ingest di questi servizi avviene nei geocataloghi oppure direttamente nei geoportali oppure attraverso applicazioni di web mapping supportate da librerie di web mapping, andiamo a vedere poi in seguito di cosa stiamo parlando, che consentono di esporre questi dati su web attraverso dei clients, come ad esempio Google Chrome o qualsiasi Mozilla Firefox o qualsiasi altro browser. Allora, per quanto riguarda le infrastrutture di dati spaziali, spatial data infrastructures, sono un insieme di tecnologie politiche e disposizioni istituzionali, per cui non stiamo parlando soltanto di puro dato, ma è un ecosistema che genera, gestisce e pubblica dati geospaziali che mirano a facilitare la disponibilità dei dati su web. L'SDI, lo scopo principale di un SDI è dare la possibilità agli utenti di individuare e catalogare e mettere a disposizione e di conseguenza dare l'accessibilità ai dati geospaziali. Da cosa è composta una spatial data infrastructure? È composta principalmente da tre macro componenti, una inerente al dato, uno al server e uno al client. Per quanto riguarda i dati, abbiamo tre diversi subcomponenti, che possono essere antenne di ricevimento, GPS, telefoni, qualsiasi modo per, diciamo, inglobare e produrre informazione geografica. Questa informazione poi verrà inserita e immagazzinata in un data storage,
che può essere, come abbiamo visto prima, un database, un file system, via dicendo. E questi dati poi possono essere ulteriormente analizzati in modo da produrre ulteriore informazione dal dato di base. Un SDI ha poi bisogno di un server, in particolar modo ha bisogno che questo server sia adotti un geospatial server, come geoserver, map server, eccetera, li vedremo in seguito, e un modo per connettere i dati con i loro metadati, per cui un metadata server. E in molti casi, soprattutto quando si parla di dati a livello globale o dati particolarmente pesanti, con delle geometrie particolarmente pesanti, il geospatial server deve essere anche aiutato da una cache, per cui serve un sistema di cache che dia modo di presentare i dati su web in maniera veloce, senza che l'utente debba aspettare secondi o addirittura minuti perché il dato venga visualizzato sul client. Appunto di client stavamo parlando, e dunque tutto quello che noi produciamo lato server deve essere esposto al pubblico. Questo avviene attraverso dei servizi che andranno a popolare il catalogo, andranno a popolare un map viewer e andranno a popolare, se necessita, dei tool specifici per la gestione e l'analisi dei dati, che vengono comunemente chiamati WebGIS. Andiamo un po' più in dettaglio per quanto riguarda la parte del geoportale. Abbiamo visto che l'SDI è composta da geoportale e geocatalogo. Il geoportale è un portale web che viene utilizzato per accedere alle informazioni geografiche. Non solo accedere, ma anche visualizzarli, modificarli, fare analisi spesso, oppure condividerli. Le componenti del geoportale sono quelle elencate prima, tralasciando la questione del data source. Si presume che quando si inizia a sviluppare un geoportale i dati siano già disponibili, per cui questi debbano essere inseriti, diciamo, in un data storage, in un database, e la parte, diciamo, di analisi e dei modelli di questi dati, perché si presume appunto che queste tipologie di interventi siano già stati fatti e già pianificati. La parte invece di geocatalogo è sostanzialmente simile alla parte di geoportale, con un focus però sulla parte dei metadati. Il geocatalogo è uno strumento che serve per connettere il dato al metadato in maniera molto approfondita, secondo degli standards tipo Inspire o altri. Il geocatalogo fa riferimento a queste cinque componenti. Non si parla nel geocatalogo di WebGIS, non si parla di strumenti ad hoc per l'analisi, la parte di cache viene molto spesso tralasciata, e appunto, come dicevo prima, la parte delle sources si dà per scontato quando parliamo di geocatalogo.
Qui andiamo a vedere un po' più in dettaglio la questione di applicazioni ad hoc che non hanno nulla a che vedere con i geoportali o i geocataloghi, ma sono delle applicazioni web che fanno riferimento ad un progetto specifico. Ad esempio, vi parlavo prima del Digital Observatory for Protected Areas, è un'applicazione web ad hoc per le aree protette. Quando parliamo di WebGIS, spesso facciamo riferimento al web mapping. Sono, dal mio punto di vista, due cose distinte. Il WebGIS porta delle capacità analitiche sul web, per cui porta degli strumenti GIS sul web. Spesso le piattaforme che vediamo sono piattaforme di web mapping, cioè di presentazione di dati geografici sul web, che sono spesso con un livello di interattività molto bassa. Dunque, soltanto a livello di visualizzazione. Le componenti di un'applicazione WebGIS, come abbiamo visto, sono i dati, web server e server di mapping e un client. Le risorse a cui facciamo normalmente riferimento quando parliamo di dati geografici sono un shapefile a livello vettoriale, una tabella PostGIS, una funzione PostGIS o, oppure un geopackage. Per quanto riguarda le sources a livello di raster, facciamo riferimento per la maggior parte dei casi a GeoTIFF, ma anche altre tipologie di formati come ArcGrid, NetCDF, eccetera. Le componenti di un'applicazione WebGIS sul lato server possono essere rappresentate da varie tipologie di geoserver, tipo GeoServer, MapServer, GeoMyas, QGIS Server, Digree. Questi GeoServer sono diciamo molto simili tra di loro e forniscono più o meno le stesse capacità di pubblicare dati geografici su web. Sono differenziati dalla loro architettura e dai loro schemi di base di come sono stati scritti, ma tutti consentono di pubblicare diciamo servizi geografici sul web. Qui ho voluto inserire un esempio di come un Geospatial Service dialoga con una cache. Come vi dicevo prima, per quanto riguarda dati geografici di un certo livello di complessità, hanno bisogno di una cache perché vengano popolati in maniera efficace su web. Per cui normalmente quando utilizziamo GeoServer, lo strumento che viene utilizzato per creare delle cache è GeoWebCache e funziona in maniera molto efficace appunto con GeoServer. MapServer invece è abbinato normalmente a MapCache e MapProxy funziona con tutti e tre.
viene normalmente abbinato a QGIS server. Ora parliamo un attimo di, come vi ho accennato in precedenza, degli standard, diciamo, OGC, che è un'organizzazione internazionale no profit, che è impegnata nel creare standard aperti di qualità per la comunità geospaziale globale, e questi standard sono realizzati attraverso un processo di consenso e sono liberamente disponibili per migliorare la condivisione di dati geospaziali. Per quanto riguarda la visualizzazione e l'interrogazione di dati geospaziali sul web, abbiamo due servizi principali. Il Web Map Service o WMS, il Web Map Tile Service o WMTS. Web Map Service è sostanzialmente un servizio che fornisce immagini sul client di mapping che utilizziamo sul web, e invece il Web Map Tile Service fornisce un servizio di tiles sul client. Se dobbiamo utilizzare questi servizi per elaborare ulteriormente o modificare diciamo, le features che andiamo a rendere disponibili sul web, dobbiamo utilizzare un altro tipo di servizi, come i Web Feature Service per dati vettoriali, oppure Web Coverage Service per dati raster. E poi facciamo riferimento a Web Processing Services quando dobbiamo eseguire dei processi con i dati che vogliamo esporre sul web. Servizi di catalogo, invece, sono appunto quelli relazionati ai metadati del dato spaziale che andiamo ad esporre. Qui c'è un esempio di una richiesta OGC, che in questo caso è Get Capabilities. Get Capabilities significa fare il retrieving di quello che il Geospatial Server fornisce, sta fornendo, quali sono i layers che ho disponibili. In questo caso, come vediamo, abbiamo un layer che ha un nome, che normalmente è composto, nel caso di GeoServer, e lo vedremo in seguito, da il nome del workspace più due punti più il nome del layer stesso. In questo caso è appunto MasterGIS due punti CM Prov 2016 WGS 84. Poi appunto ci sono delle keywords, se vengono inserite dall'utente, l'abstract, il CRS, i bounding box, e in che tipo di formato questo dato è disponibile. Questa risposta è una risposta XML che può essere poi ulteriormente tradotta utilizzando JavaScript su un client in altro tipo di formato, e ad esempio è molto importante quando si parla di creazione di cataloghi custom, in questo caso con una chiamata di questo tipo posso sapere quali sono le risorse disponibili nel Geospatial Server che sto utilizzando. Qui abbiamo un esempio
di GetMap. Questo è un WMS, come vedete è composto da diverse variabili. La prima è un URL che fa riferimento al base URL del di GeoServer in questo caso, poi MasterGIS, in questo caso il nostro workspace, e poi la tipologia di richiesta di servizio che stiamo chiamando, per cui un WMS, in questo caso la versione, la richiesta un GetMap, quale layer, in quale bounding box, la dimensione, diciamo, della richiesta, per cui l'altezza e la larghezza, e il sistema di riferimento e il formato della richiesta, in questo caso è un PNG. Finora abbiamo parlato di servizi che riguardano il lato server. Non basta il lato server per costruire un WebGIS, perché abbiamo bisogno anche di una parte che venga esposta sul browser, per cui di un lato client. Ci sono dei clients che sono già pronti all'uso, diciamo, basta scaricarli, installarli. Alcuni diciamo sono un po' più veloci da installare, richiedono meno sforzo, altri un po' più complicati, però più o meno tutti non richiedono un'alta capacità di sviluppo per esporre appunto i dati geografici sul web. Ne ho elencati alcuni, qui c'è Leadsmap che è basato su PHP, MapBender, MapGuide, MapFish, e poi ci sono delle librerie invece di mapping che richiedono un po' di conoscenza di soprattutto JavaScript per essere in grado di modificare questioni relative al user interface, per cui quale tipologia di azione posso fare con le mappe, se solo visualizzazione o se anche analisi. Ne ho elencate tre, credo siano le più famose, una è Leaflet, poi c'è OpenLayers e MapBox.gl. Queste librerie sono tutte open source e danno la possibilità a vari livelli, poi farò anche una piccola comparazione tra le tre, di pubblicare e interagire con i dati geospaziali sul web. Per quanto riguarda invece le questioni di catalogo e geoportali, ci sono delle piattaforme pronte all'uso anche in questo caso, molto potenti, che richiedono qualche capacità in più a livello di sistema per la loro installazione e per l'integrazione magari con altri servizi esistenti, che sono GeoNetwork, che ha sviluppato in Java ed è molto potente nei servizi di catalogazione di dati geografici. C'è GeoNode che ha sviluppato in Python, Django ed è un altro diciamo attore principale per la gestione di dati geografici sul web, sia a livello di catalogo che a livello di mapping. E Esri di Geoportal, che è qui in questa lista di piattaforme open source, perché effettivamente è un prodotto Esri, ma è open source. GeoNetwork, come vi dicevo prima, è sostenuto da Java,
Queste che vedete sono le componenti principali che mettono assieme questo tipo di piattaforma, per cui abbiamo un database in SQL, può essere Postgres, la parte diciamo di mapping client basata su OpenLayers e la parte di interazione dell'utente come praticamente sempre avviene, gestita da JavaScript. GeoNetwork ha la parte, secondo me, più interessante di GeoNetwork è che dà la possibilità di sincronizzare diciamo i layers che vado ad esporre con un geospatial server. Qui vediamo alcune tipologie di richieste, come abbiamo visto prima, la richiesta CSV, che può essere ulteriormente filtrata utilizzando un ID del layer, come vediamo nel secondo esempio, utilizzando un get record by ID. Get record by ID consente di passare come parametro l'ID del layer e di avere informazioni soltanto di quel layer. Oppure get records può anche consentire un parametro che in questo caso è il titolo, cioè possiamo fare il retrieving di un servizio che sia già filtrato in base al titolo di un layer. La user interface di GeoNetwork è abbastanza semplice. C'è una parte, diciamo, di amministrazione che consente di creare dei metadati per ogni layer che vado ad inserire e di esporli poi nella GUI principale. I pro di GeoNetwork sono che può gestire veramente un'infinità di standards, di metadati. È molto molto potente ed interessante in questo senso. L'installazione e il setup sono abbastanza semplici, non richiede grandi capacità a livello di sistema e quello che trovo molto interessante è che si possono gestire facilmente i metadati per time series. Faccio l'ingest di un dato di un time series e gestisco il metadato una sola volta per tutto il time series. I contro è che non dà funzionalità di un geoportale, come ad esempio non è possibile caricare i dati geografici dell'interfaccia e non è possibile creare e customizzare ed esportare mappe. Magari unendo layer diversi. Questa è una frase molto interessante che Stuart Gill della World Bank disse nel 2009, cioè come possiamo garantire che ci sono dati dietro i metadati. GeoNetwork è un buonissimo sistema per la gestione dei metadati, però è focalizzato sul metadato, non è focalizzato sul dato. Spesso ci sono dei metadati e non si riesce a trovare dove stia il dato stesso. Dunque, GeoNode da questo punto di vista ha segnato una sorta di rivoluzione dal mio punto di vista, perché espone in prima fase il dato, dopodiché il metadato avviene
viene esposto in un secondo momento o parallelamente. E questo dà la possibilità all'utente, secondo me, di concentrarsi direttamente su quello che cerca, sul dato che cerca, e poi analizzare i metadati. Se questi soddisfano la richiesta, allora il dato può essere utilizzato, può essere scaricato, condiviso e via dicendo. GeoNode è un sistema basato su Python Django, fa uso di due diverse tipologie di mapping clients, che sono OpenLayers e Leaflet. Adesso credo siano anche integrate, l'utente ha la possibilità di scegliere quale utilizzare, e questo viene gestito da Map Store. C'è GeoServer, che sostiene la pubblicazione dei dati geografici, e un Postgres e PostGIS, database per quanto riguarda diciamo la gestione a livello database dei dati, dei metadati, dei dati vettoriali dei metadati, e PyCSV per la pubblicazione del catalogo di metadati. La piattaforma di GeoNode è molto, diciamo, è anch'essa semplice da utilizzare dal lato, diciamo, utente, mentre per quanto riguarda l'installazione può essere abbastanza annosa. Appunto, GeoNode dà la possibilità di caricare dei layers direttamente dall'interfaccia. Ciò significa che se ho un raster o un shapefile zippato, posso fare drag and drop sull'interfaccia e ritrovarmelo sulla piattaforma e sul catalogo dopo pochi secondi, e questa è una funzionalità che altre piattaforme pronte all'uso non hanno. Appunto, c'è la possibilità di visualizzare il dato direttamente su un'interfaccia di web mapping. Quando l'ho caricato posso visualizzarlo e cambiare lo schema dei colori, oppure posso modificare le features che sono presenti nel dato vettoriale. Si possono gestire dei profili diversi, si possono creare dei gruppi con varie tipologie di permessi. Ad esempio, un utente può visualizzare ma non può scaricare il dato, oppure può modificare i metadati, oppure può modificare il dato stesso. Questo è molto utile quando ci sono progetti che prevedono la collaborazione tra organizzazioni diverse. Ad esempio, io mi occupo di metadati, un'altra organizzazione, un altro utente si occupa della modifica della gestione del dato o di dati diversi, ad esempio. Questa è la pagina in cui si possono modificare i metadati, dove vengono gestiti i metadati. Ogni parametro può essere chiaramente modificato. Si deve intervenire a livello Python, a livello Django, per modificare i parametri, per modificare i metadati. Qualche anno fa io ho lavorato su un progetto che prevedeva l'utilizzo di GeoNode, e ogni metadato è stato sostanzialmente modificato ad hoc per quel progetto lì. Per cui anche la flessibilità, diciamo, del sistema, seppur coinvolgendo delle capacità, diciamo, di sviluppo abbastanza avanzate, è molto flessibile
per quanto riguarda la gestione sia del dato che del metadato. Un'altra caratteristica interessante di GeoNode è la possibilità di inserire servizi remoti. Ad esempio, ho GeoServer o Map Server sparsi in diversi istituti e voglio creare una piattaforma che li raggruppi e che raggruppi per cui informazioni diverse da entità diverse. Questo è possibile in GeoNode attraverso i servizi remoti. Si possono inserire dei web map services e combinarli tra loro nello stesso catalogo senza dover duplicare l'informazione. Ok, se ci sono domande io mi fermerei qui per ora e poi proseguiamo dopo le domande. Grazie Luca, per il momento non sono ancora arrivate domande in chat, vi ricordo che potete utilizzare questo strumento per fare le vostre domande e io e Paolo Dabove le raccoglieremo per farle al nostro relatore di oggi, quindi non fatevi problemi anche se pensate che le domande che avete siano stupide, fatele lo stesso, non fatevi nessun tipo di problema a riguardo. Ok. Allora andrei avanti con la questione GeoServer in maniera un po' più in dettaglio. GeoServer, questa è diciamo la GUI principale di GeoServer, dove abbiamo la possibilità di creare, come dicevo prima, servizi geografici. Qui, come vedete, ci sono diverse voci nel menu di GeoServer. Quella su cui ci concentriamo principalmente oggi è la parte, diciamo, di inerente ai dati. Ci sono sei voci diverse. Una è Layer Preview, una è Workspaces, una è Stores, una è Layers, l'altra è Layer Group e quella di inerente agli stili. Quelle più interessanti per capire il funzionamento di GeoServer sono quelle legate al workspace. Il workspace è, diciamo, lo possiamo pensare come la cartella di storage principale di GeoServer. Normalmente il workspace fa riferimento al progetto. Se abbiamo diversi progetti utilizzando lo stesso GeoServer, Workspace è la folder principale di un singolo progetto, in cui ci sono diversi stores. Stores cosa significa? Quando creiamo uno store possiamo fare riferimento a un dato vettoriale che proviene da un database, per cui lo store sarà connesso direttamente a quel database e a quello specifico schema di quel database, oppure sarà connesso ad uno shapefile che abbiamo nel file system. Quando parliamo di dati raster, lo store fa riferimento alla cartella dove abbiamo il raster stesso nel server. Oppure uno store può essere un mosaico di immagini. Il layer invece è il prodotto finale. Un layer può anche essere filtrato. Se dallo store io vado a prendere un intero dataset su una determinata caratteristica, non lo so, di popolazione ad esempio, o un dato di popolazione a livello provinciale, il layer può anche essere un filtro di quel dato di popolazione a livello provinciale, ad esempio le province che hanno più di 1 milione di abitanti. Poi abbiamo
Scusate, poi abbiamo gli stili. Gli stili fanno riferimento alla vestizione del layer stesso, sia che sia raster, sia che sia un vettore. Normalmente vengono gestiti in XML, li vediamo poi più in dettaglio. Poi il gruppo di layers, cioè la combinazione di più layers in un unico output, e layer preview è sostanzialmente la possibilità di avere appunto una preview del layer con un determinato stile. E normalmente il layer preview è la parte, diciamo, di gestione degli outputs, cioè voglio vedere come un WMS appare in un client, in questo caso, nel caso di GeoServer sostenuto da OpenLayer, oppure voglio comporre una chiamata da WFS, oppure un altro tipo di OGC standard. Diciamo la struttura che sostiene GeoServer è una struttura XML, non è una struttura database, per cui abbiamo cartelle sotto cartelle che vanno a comporre la struttura a livello server, che poi viene esposta sulla GUI che vi ho fatto vedere prima. C'è una cartella principale che si chiama Workspaces, e all'interno di questa cartella avrò i diversi workspace che ho creato dalla user interface. All'interno di ogni workspace c'è uno store che è descritto nel data store appunto XML, e all'interno di ogni store avrò diversi layer, oppure un unico layer, che sono descritti attraverso due principalmente XML, e dipendono dal fatto che il layer sia un raster o che sia un vettore. Per i raster avremo un coverage XML, per il vettore avremo una feature type XML e un layer .xml per quanto riguarda tutti i tipi di layers che abbiamo all'interno. Allora, ritorniamo sul concetto di OGC standards. Quando noi facciamo la chiamata a un WMS, come vi facevo vedere in precedenza, dobbiamo normalmente sempre inserire il workspace e il nome del layer. Il workspace e il nome del layer fanno riferimento alla struttura che vi ho mostrato nella slide precedente, che ho riproposto qui in alto a sinistra. Il nome del workspace viene inserito dopo, diciamo, l'URL principale, per cui fino da localhost 8080 GeoServer, lì si inserisce il nome del workspace, poi si compone la richiesta con gli altri parametri, e il layer su cui si fa la query è sempre composto dal layer name più il workspace divisi dai due punti. Per quanto riguarda il primo esempio è inerente a una chiamata WMS normale, senza altri parametri. L'ultima, invece, quella sotto, fa riferimento a un WMS T, dove si aggiunge la componente temporale, per cui posso applicare un filtro time, dove vado a inserire appunto il parametro temporale su cui voglio basare la mia query. Questo tipo di parametro fa riferimento all'image mosaic. Ne abbiamo parlato prima.
un Image Mosaic. L'Image Mosaic è un plugin di GeoServer che consente di combinare diversi rasters. Consente di combinarli sia a livello di XY che a livello temporale. Per cui se io ho un mosaico, diciamo, di ho tutti i raster diversi e voglio metterli insieme e voglio pubblicare un servizio che esponga un mosaico, posso farlo direttamente in GeoServer senza preparare prima il mosaico finale, che diventerebbe molto, molto pesante in certi casi. Questo lo posso fare anche a livello di time series, specificando questo tipo di proprietà e facendo sì che o un shapefile o una tabella Postgres gestisca il parametro temporale. Come vedete nell'ultima colonna di questa tabella, che si chiama ingestion, qui viene gestita la data, l'ora, il minuto, il secondo per ogni tipo di tile. Per cui quando noi andremo a fare la chiamata, usando l'URL ad esempio che vedete di sopra, qui andiamo a chiamare la tile specificando la data, l'ora, il minuto e il secondo. GeoServer consente anche l'upload programmatico dei dati, per cui il workspace, lo store e il layer possono essere gestiti da script che eliminano tutta la parte, diciamo, di data ingestion manuale che vi ho fatto vedere prima nella GUI, ma attraverso l'utilizzo di Python si può creare uno script che programmaticamente inserisca dati in GeoServer. Immaginate di avere dei sensori che sparsi, che raccolgano dati a livello magari climatologico, a livello di temperature, precipitazioni, eccetera. Avete bisogno di dare dei servizi in real time con questi dati qua. Di certo non potete mettervi dietro il computer e caricarli ogni ora, ogni minuto, ogni secondo. Per questo tipo di processi c'è bisogno di uno script che inserisca i dati a livello programmatico, e questo è consentito in GeoServer. Vi accennavo prima della questione della cache. La cache è molto molto importante quando parliamo di dati molto grandi o molto complessi a livello di geometrie o molto dettagliati per quanto riguarda la dimensione del pixel se parliamo di raster. GeoServer fa uso di GeoWeb Cache per compilare la cache dei servizi che andiamo a esporre. GeoWeb Cache consente di assegnare il numero di tasks, si può scegliere tra un minimo da 1 a 16 task diverse per l'operazione. Se il tipo di operazione è inerente alla volontà di creare nuovi tiles, cancellarli oppure rigenerarli, si deve settare il sistema di riferimento, il formato, l'inizio dello zoom, per cui a livello globale, quando vediamo una mappa globale, lo zoom sarà a zero, e quando andiamo a vedere in dettaglio
lo Zoom può essere da 15 a, fino a 20. Per cui in certi casi io decido di creare una cache che va dal livello globale a livello, diciamo, nazionale o regionale, fino a, ad un livello di Zoom di, da 10 a 15. Non vado a creare una cache che sia più profonda perché non lo richiede la velocità di generazione. Magari il dato viene comunque generato in un tempo decente, anche se non è cacheato oltre un ulteriore livello di Zoom. E diciamo la chiamata che fa riferimento a un dato cacheato non sarà più composta, diciamo, come abbiamo visto in precedenza per un normale WMS, ma avrà bisogno di questo tipo di nomenclatura che vedete sul lato destro, per cui inserendo anche GWC, che sta per Geo Web Cache, e poi specificando i parametri come abbiamo fatto per l'altra chiamata. In questo caso la chiamata la vedete definita da variabili perché è una chiamata che viene eseguita direttamente in JavaScript, per cui non ha nulla di diverso rispetto alla precedente, è solo la presentazione della chiamata che è stata presentata in maniera diversa. Appunto, prima avevamo tralasciato la questione degli styles. Gli styles sono quelli che vanno a comporre, diciamo, la vestizione del layer. Come vedete, in questo caso abbiamo le province italiane con un gradiente di colore che va dal giallo al rosso scuro porpora. Quando vedete questo tipo di mappe su web, c'è di sicuro qualcuno che dice cosa deve essere giallo e cosa deve essere rosso. E questo qualcuno normalmente è uno stile, che in questo caso vediamo sul lato sinistro della slide, essere compilato in una struttura XML che va a definire la classe che può andare da, che ne so, 0 a 100, e questa classe qua avrà un colore, la classe che va da 101 a 200 avrà un altro colore, e via di seguito. Gli stili sono infiniti, ci si può perdere veramente giorni e un gran tempo per definire bene sia la questione dei colori che la questione del labels, per cui delle etichette. Definire il livello di dettaglio ad un certo livello di zoom, cioè cosa voglio vedere quando sono un zoom globale, cosa voglio vedere quando sono un zoom provinciale, regionale, nazionale e via dicendo. Qui vediamo in dettaglio quello che vi ho appena spiegato. Appunto, si parla di regole, di rules, quando dobbiamo andare a comporre uno stile su un determinato campo della tabella degli attributi, in questo caso che si chiama popolazione POP2015_SU. In questo caso la popolazione che va da 50.000 a 150.000 avrà questo tipo di colore, per cui dove vedete col cancelletto FFFB2, questo corrisponderà ad un giallo. Poi si va a definire l'opacità di quel colore, in questo caso è 0,49, il minimo è 0, il massimo è 1, 1 uguale al 100%, per cui non ci sarà trasparenza. Poi viene specificato
la larghezza del contorno di una singola feature e la tipologia di congiunzione delle linee del contorno. Questo può essere fatto direttamente in QGIS, senza scriverlo a mano. Fortunatamente questo tool ci consente di, diciamo la parte style di gestione degli stili di QGIS, ci consente di esportare anche un SLD, che è appunto il tipo di file che dobbiamo utilizzare per compilare uno style in GeoServer. E questo viene gestito, diciamo, dall'interfaccia di QGIS. Faccio la mia mappa in QGIS, assegno le classi, i colori, le etichette, e poi la posso esportare e copiare, incollare dentro il GeoServer, e sarà disponibile. Disponibile per la vestizione del dato su web. Questo avviene per i vettori. Per quanto riguarda i raster, c'è un plugin di QGIS molto interessante che si chiama SLD for Raster. Questo consente allo stesso modo di esportare una vestizione del layer di un raster layer in QGIS. Dipende dalla tipologia di raster e dalla tipologia di vestizione che un utente vuol dare, però ho trovato questo plugin molto spesso funzionante, altre volte ha dei problemi e bisogna star lì a sistemare, diciamo manualmente, quelli che sono i tag XML perché venga letto correttamente da GeoServer. Ci sono domande? Allora Luca, non sono arrivate domande in chat e io vorrei solo fare un piccolo inciso per quanto riguarda invece la simbologia che hai appena esposto, che appunto l'SLD è un formato di simbologia standard aperto che piace ovviamente non solo a GeoServer, ma diciamo che è un po' la base della simbologia sul web. E QGIS, appunto, come ha mostrato Luca, permette l'esportazione di simbologie direttamente in SLD. Non sempre le simbologie complesse di QGIS vengono interpretate correttamente da GeoServer, quindi bisogna un attimo poi andare ad aggiustarle correttamente. In ogni caso, la forza dell'open source, dei prodotti che stiamo mostrandovi in questo ciclo di seminari, è proprio questa, ovvero la compatibilità dei formati, degli standard di formati aperti tra i vari software, e che appunto evitano i meccanismi di lock-in che invece molti software proprietari ti obbligano ad entrare e a mantenere, perché le simbologie non sono esportabili in altri formati non aperti. Quindi questa qui è sicuramente un punto di forza di questo ecosistema open source, che appunto ci permette di utilizzare i vari strumenti senza passando da uno all'altro con poca fatica. E mentre è arrivata una domanda, Luca, puoi ripetere nuovamente il nome del plugin? SLD 4 for raster. 4 raster. Ok, io se siete d'accordo farei una pausa ora, visto che siamo più o meno a metà della presentazione, poi c'è una parte un po' più interattiva dove vi chiederò se vorrete di seguirmi quella questione di Git e di installare, di crearvi un account su GitHub, prevede un po' più di interazione, se ne avete voglia. Io farei una pausa ora
e poi ripartiamo con questo fra 10 minuti e un quarto d'ora. Sì, grazie Luca. Allora sono le 4:10, io farei una pausa fino alle 4:05, possiamo ripartire con tutta la parte invece su Git e di Leaflet. Se ci sono domande potete farle in chat, noi siamo sempre qui. Grazie mille. Ok. Allora, ora andremo a parlare di sistemi Git, che sono dei sistemi di versionamento dei progetti per quanto riguarda progetti di sviluppo che richiedono codici e dati. Git è un sistema per appunto avere uno storage centralizzato per avere una singola copia della repository in cui più sviluppatori, più utenti possono aggiungere, modificare e gestire il codice. Se volete, per poter interagire un po' meglio, diciamo, con la lezione, vi chiederei di, se non ce l'avete già, di scaricare il Git nel vostro computer, sia che avete Mac o Windows o Linux, ci sono le tre opzioni nel download. Magari vi condivido questo link sulla chat, se riesco. Non so come accedere. Ecco, magari lo scaricate da qui e mi fate un cenno quando l'avete installato. E poi, anche già che ci siete, create un account su GitHub se non ce l'avete già. Luca, intanto hai una domanda in chat per utilizzare la versione portable e chiedono se il Git default editor. Git default editor, non lo so. Qualora non riusciste a fare questa operazione, non vi preoccupate che è possibile seguire il webinar anche senza avere questi software installati. È semplicemente una questione di comodità da parte vostra, se no Luca farà vedere anche dopo eventualmente come fare senza
il Git installato sul computer. E per quanto riguarda l'editor, io uso Visual Studio Code. Si può tranquillamente usare Notepad Sublime Text, quello che utilizzate normalmente. Se non ce l'avete, io mi trovo bene con Visual Studio Code. Ok, se tutti l'avete scaricato, andiamo avanti con l'esercizio. Aprite il terminale per Mac, Command Prompt per Windows e create, anzi, vedete se avete installato correttamente Git e scrivete git-version. E dovrebbe apparire la versione di Git che avete installato sul vostro computer. Nel mio caso era 2.23.0. Come vi dicevo prima, create un account GitHub dove poter creare una repository. Quando entrate su GitHub troverete in alto a destra un pulsante con un più, con un'icona, diciamo, più, e lì potete creare una nuova repository e la potete chiamare WebGIS o chiamatela come volete, in modo tale che poi andremo a inserire il codice che vi farò vedere oggi. In seguito, quello che proponevo è di creare una cartella di progetto nella vostra cartella di documenti o sul desktop. Io l'ho creata nei documenti, ho creato una cartella workshop. Adesso quello che sostanzialmente andremo a fare è prendere tutto quello che è il codice, le librerie, i dati ausiliari, immagini e via dicendo, dalla mia cartella sul mio account GitHub, e la cloneremo sulla cartella locale nel nostro computer. Per fare questo, riapriamo il terminale e ci posizioniamo all'interno della cartella che abbiamo creato. In questo caso qua la mia cartella è all'interno dei documenti. Mi copio il path di quella cartella lì, scrivo cd
e il PAT, dove ho creato la cartella. In questo modo sono all'interno di quella cartella. Ora quello che mi serve fare è clonare la repository che ho sul web, per cui su GitHub, all'interno di questa cartella. Per cui scrivo git clone e poi il path dove la repository risiede. Per cui in questo caso qua è questo path che vi vado ad evidenziare. Per cui https://github.com/lucageo/webgis_master.git. La copio e la incollo dopo git clone. Ok. In questo momento, se voi andate a vedere la cartella workshop che avevo creato, avrò un'altra cartella che si chiama WebGIS Master. Poi vedremo il contenuto di questa cartella in dettaglio, ma prima voglio farvi vedere la potenza di un sistema Git, che ritorna utile sia per lavorare, diciamo, in maniera individuale, ma soprattutto quando si deve lavorare in un team di sviluppatori che lavorano nello stesso progetto e magari allo stesso livello vostro, per cui due o tre sviluppatori front-end e altrettanti nel back-end, se ognuno lavora a livello individuale, succede che le versioni del codice non matchano poi l'una con l'altra, mentre avere una repository comune facilita questo tipo di gestione del codice. Allora, per farvi vedere come funziona in maniera molto semplice Git, vado a creare un nuovo file qui dentro la cartella WebGIS. Ok, non lo faccio da qua, lo faccio direttamente al terminal. Faccio HTML. Adesso sto creando un file che si chiama index.html dentro la cartella workshop. Infatti è sbagliato, devo andare dentro WebGIS master e qui faccio index.html. Ok. Ora ho creato questo index.html che prima non c'era. In questo momento questo file qua risiede chiaramente soltanto nella mia cartella dentro il mio computer e non è sincronizzato, diciamo, con quello che esiste nel mio GitHub. Ok, come vedete nel mio GitHub c'è soltanto soltanto webgis.html, ma non c'è ancora un index.html. Per far sì che questo nuovo file, che può contenere o non contenere codice al suo interno, non importa in questo momento, per far sì che questo file sia sincronizzato con la mia repository GitHub,
vi propongo qui di seguito dei comandi che verificano che ci siano dei nuovi file o delle nuove modifiche sui file esistenti, consentono di aggiungerli e inserirli all'interno della repository su GitHub. Per cui come procediamo? Innanzitutto dobbiamo verificare che all'interno di questa cartella ci siano state delle modifiche, per cui eseguiamo git status e questo ci dirà che c'è un file che non è tracciato che si chiama index.html. Ok, noi abbiamo in questo caso possiamo operare in due modi: lasciare così com'è perché dobbiamo fare delle altre modifiche, non vogliamo inserirlo ancora nella nostra repository, oppure sincronizzarlo con la repository web. Per sincronizzarlo dobbiamo runnare il comando git add, per cui vogliamo aggiungere qualcosa. Che cosa? index.html. Non avrete alcuna risposta dal sistema, ma l'avete istruito che volete aggiungere questo, questo tipo di file, e vogliamo fare il commit adesso di questo file alla repository. Qui facciamo git commit, meno m significa che vogliamo aggiungere un messaggio, in questo caso scriviamo modificato e premiamo invio. Avete avuto una risposta dal sistema che vi dice che un file è stato cambiato. Andiamo a fare il push di questo file qua all'interno della nostra repository. Ok, se adesso andiamo a vedere la repository e facciamo un refresh, avrò anche un index.html con un commento che dice modificato ed è stato eseguito 43 secondi fa. Ora mettiamo che nella mia cartella cancello questo file. Nel cestino. Ora viceversa, la repository su GitHub non è sincronizzata con la mia repository locale, con la mia cartella locale. Per cui per sincronizzarla, prima abbiamo fatto git push, adesso faremo git pull. Perché l'avevo cancellato di là, giustamente. Intanto Luca, hai delle domande in chat. Ok. Che hanno problemi con Touch, che non è riconosciuto da Windows. Certo, Touch è un comando Windows. Io ho fatto così, ma su Windows potete tranquillamente andare a fare tasto destro sulla,
sulla cartella dove state lavorando e fare crea nuovo file. Adesso non mi ricordo più in Windows com'è, ma si può creare un nuovo file premendo tasto destro sulla cartella stessa. Non serve farlo dalla console, diciamo. Ok, adesso in realtà le due repository dovrebbero essere sincronizzate, qui non ho più index e qua non ho più index. Ok, bene, se ci siete con le questioni Git, io andrei avanti con il resto. Se non avete seguito la parte Git, non c'è assolutamente problema. Potete scaricare in un altro modo questa repository qua, utilizzando questo bottone verde, code, e fare il download dello zip che conterrà la cartella CSS, libraries, stats.js e webgis.html. Lo faccio anch'io così. Lo facciamo in parallelo. Adesso l'ho scaricata su download e come vedete, come vi dicevo prima, abbiamo due cartelle e sostanzialmente due file. Il readme lo possiamo anche eliminare e ci possiamo concentrare su questi quattro elementi. Per quanto riguarda la parte di HTML, ho utilizzato Material Design che è reso disponibile. Adesso vi mando il link. Se riesco in chat. Materialize è una libreria per sviluppare diciamo applicazioni web, per cui una libreria front-end che viene linkata a livello HTML inserendo i tag, diciamo. Per quanto riguarda i CSS, per cui stylesheet, e li vedete qua, e allargo un attimo la presentazione, li importiamo in questo modo. Come vedete nella 1, 2, 3, 4, quinta riga abbiamo
un tag con il CSS di Materialized. E più sotto importiamo il JS, il JavaScript di Materialized. Ogni libreria normalmente ha bisogno di una parte di un file CSS e di un file JavaScript per funzionare sul web, a parte quelle puramente di style che funzionano soltanto con i CSS. Importiamo poi nel nostro file le icone, sempre da Materialize, e ovviamente jQuery, che ci ritornerà utile poi in seguito, e vi farò vedere come. Allora, Materialize, se voi siete sul sito, vi dà la possibilità di esplorare vari componenti che mette a disposizione. Ci sono dei page che funzionano, come vedete, su questa pagina, questo tipo di rettangolo verde dove c'è scritto 4 new, è un page. Poi ci sono i page in drop down, anche ci sono vari tipi di bottoni già preconfigurati, non dovete scrivere una linea di codice CSS per fare questo tipo di visualizzazioni, perché sono già diciamo compilate con la libreria stessa. Breadcrumbs, cards che sono molto utilizzate ormai un po' dappertutto, con l'inserimento di un'immagine oppure senza, o con altri componenti. Date un'occhiata a questo e vedrete la potenza di una libreria del genere per fare praticamente zero sforzo nel compilare un sito web. Perché vi sto parlando di questa libreria o delle librerie di front-end in generale? Perché il WebGIS, essendo o web mapping, essendo un output che avviene in un client, ha bisogno di librerie che ne consentano la visualizzazione, oltre alla visualizzazione della mappa che avviene, come abbiamo detto prima, attraverso le librerie di mapping stesse, per cui Leaflet, OpenLayers, eccetera, eccetera. Dunque, sempre di più, anche la parte di web mapping ha bisogno di una componentistica di web design. Non basta solo far vedere una mappa, ma poi la mappa sarà corredata da altri tipi di componenti, come faccio vedere i layer, che tipo di interazione voglio che l'utente abbia con i layer stessi, con le leggende, con la possibilità di avere più layer nella stessa mappa, gestire le opacità, gestire la selezione dei layers e via dicendo. Per cui una libreria come questa, oppure Bootstrap è anche un'altra ottima libreria per il front-end, sono fondamentali per la customizzazione di clients e rendono l'applicazione, il sito molto più appealing e si rende appealing in maniera molto più veloce rispetto che sviluppare da zero dei CSS e relativi JavaScript per avere lo stesso tipo di componenti. Um,
per seguire anche questa presentazione, voi potete navigare anche direttamente all'interno dei file che vi siete scaricati sul vostro computer. Ad esempio, in questo caso stiamo vedendo come l'HTML che si chiama WebGIS è stato sviluppato, per cui potete aprirlo con il vostro editor. In questo caso io uso Visual Studio Code e se lo scorrete, adesso andiamo a vedere blocco dopo blocco tutte le parti che contiene, e andremo a fare la stessa cosa con i JavaScript e con i CSS in seguito. Ok. Abbiamo visto prima come inserire dei tag che sono, non sono altro che link a delle librerie. In questo caso le librerie risiedono nel web, per cui queste librerie qua vengono linkate come CDN. La stessa libreria posso scaricarla in locale, sulla cartella, e fare riferimento al file locale al posto di inserire il path come URL, come l'ho scritto, come l'ho inserito in questo file. Sia per i CSS che per i JavaScript. Allora, in questo modo qui noi abbiamo importato le librerie di Material Design e jQuery. Ora, normalmente in qualsiasi sito abbiamo bisogno di una navbar, per cui di una sorta di menu con un logo normalmente per capire dove siamo, quali link sono disponibili nell'applicazione stessa. E per fare questo, quello che si deve inserire nel file HTML è tutto questo che vi presento in questa slide qua, per cui compreso tra il tag nav e la fine di questo tag nav. Questo non fa altro che visualizzare una navbar che è che ve la faccio vedere direttamente sul web, che è questa grigia, ok, dove ho home, about e contact. In questo caso qua questi link qua sono link muti, nel senso che non sono collegati a nessun altro tipo di path, sono solo di esempio. Però immaginiamo di avere più pagine, torna utile avere questa tipologia di navigazione, che tra l'altro è anche molto friendly per quanto riguarda altre tipologie di device, per cui dal telefono al tablet, eccetera, il menu si ricompone e diventa usufruibile in qualsiasi tipo di dispositivo. Poi, come avevo fatto vedere prima, abbiamo varie possibilità di inserire i bottoni attraverso questo tipo di libreria. Possono essere di vario genere, questo lo ritrovate poi nel sito di Materialized. Ci sono bottoni più o meno grandi, si può assegnare direttamente il colore all'interno della classe, non c'è bisogno di assegnare un'ulteriore classe per assegnare diversi colori al bottone e per assegnare una dimensione al bottone stesso. Poi si possono inserire degli effetti quando uno clicca sul bottone, per cui che ci siano delle onde oppure che ci sia un'ombreggiatura sotto e via dicendo. Basta leggere la documentazione
di Materialize è molto, molto accurata e molto comprensibile. Poi qui c'è una parte relativa alla SideNav. Questo, diciamo, sono componenti opzionali. Non è detto che in un determinato progetto siano necessari questo tipo di componenti. È, diciamo, buona norma capire quello che è disponibile a livello generale in una libreria e poi utilizzare quello che è necessario per un determinato progetto. Qui andrò a presentare i layers e le leggende in una barra laterale, per cui ho inserito una sidenav sull'HTML. Potrebbero essere, vedremo poi altri esempi dove vengono utilizzate delle cards, ad esempio, vengono presentati in altro modo, oppure dei collapsible blocks, che sono normalmente chiamati menu a tendina, dove all'interno si trovano delle componenti diverse. Saltiamo ora la parte un po' più relativa al JavaScript, che è un po' più complessa, diciamo, di un HTML. Vi introdurrò un po' di elementi relativi al JavaScript e poi andremo a vedere il file che si chiama stats.js. Dunque, JavaScript è un linguaggio abbastanza semplice, abbastanza intuitivo. Ha diciamo, una curva di apprendimento abbastanza buona. Con qualche settimana slash mese di studio si può arrivare ad un buon livello di scrittura in JavaScript. È completamente integrabile, ovviamente, con l'HTML e il CSS per creare vari livelli di interazione a livello client, per cui diciamo interazioni di base, quali cliccare su un bottone e aprire un'altra finestra, a interazioni ben più complicate, soprattutto se si parla anche di questioni di interazioni GIS sul web. È supportato da tutti i browser in commercio ed è disponibile, diciamo, sul browser di default, non occorre installare librerie aggiuntive sul browser. Appunto, mi avete chiesto prima quali editors utilizzare. Vanno tutti bene. Ci sono degli editors che hanno già integrate delle componenti per facilitare, diciamo, la scrittura in JavaScript o in altri linguaggi di programmazione. Ad esempio, Notepad non ha questo tipo di componenti, però possono essere inseriti, ad esempio, su Visual Studio Code, quello che vi ho fatto vedere prima, oppure Atom, Sublime Text ed altri. C'è una grossa differenza tra IDE ed editors. Diciamo che le IDE sono degli ambienti di sviluppo integrati,
Mentre mi viene in mente, ad esempio, per Python, Anaconda, ad esempio, dove si integrano varie librerie, si ha la possibilità di direttamente dall'IDE di scaricare e integrare librerie all'interno di un progetto. Mentre quando parliamo di editors, parliamo di visualizzatori di codice che permettono di modificarlo e che hanno delle leggere librerie appunto per i suggerimenti, ma niente di più di questo. Per quanto riguarda JavaScript, non c'è bisogno di niente di complicato. Uno di questi cinque elencati è più che sufficiente. Qui c'era una frase molto interessante che girava su Twitter qualche tempo fa, per darvi l'idea di come un utente alle prime armi di Vim possa sbattere la testa sulla difficoltà anche di uscire dal Vim stesso. Per cui se siete alle prime armi e non dovete approfondire questo tipo di tematiche, vi consiglio un editor che sia facile da usare, per cui Visual Studio, Atom, Sublime, Notepad vanno più che bene. Un sviluppatore front-end, e la maggior parte delle piattaforme di web mapping implica lo sviluppo front-end, deve familiarizzare molto con la console del browser. La console del browser si apre premendo F12, oppure ve lo faccio vedere su qualsiasi pagina, anche su questo più che bene, basta cliccare tasto destro, ispezione, e vi si aprirà una finestra in basso, oppure dipende come avete settato voi il browser, può essere anche a destra o a sinistra, dove potete vedere appunto la console. Questa console qua sarà una vostra alleata quando dovete capire dove stanno gli errori, oppure quando dovete testare delle funzioni JavaScript e vedere il comportamento che hanno in front-end. Per farvi un esempio banale, se io scrivo var a uguale a 1, poi mi chiamo A, la console mi dirà che A è uguale a 1. Okay. Tutto quello che è inerente a JavaScript qui funziona direttamente in console. Allora, qui se volete provarlo, vi create un nuovo file HTML e inserite questo codice e avrete, quando lo visualizzate sul browser, vedrete che avrete una finestra che vi dirà Hello World. Questo è l'inizio, diciamo, per qualsiasi tipo di test, vedere se funziona un file, potete inserire questo tipo di script. Nel primo caso, nel caso sopra, lo script, diciamo, è integrato nell'HTML, come vedete, compreso tra il primo tag script di apertura e il secondo tag script di chiusura, e
all'interno viene inserito appunto uno script JavaScript che in questo caso qua è solo un alert hello world che comporta l'apertura di una finestra in alto. Questo tipo di script può essere inserito anche in un file esterno, come vi ho fatto vedere prima nell'esempio di WebGIS Master, per cui lo script può essere definito con un path al file stesso che è contenuto all'interno della cartella di progetto. Sono due modi diversi di integrare, diciamo, codice JavaScript, e entrambi funzionano correttamente. Diciamo, è buona norma creare degli script JavaScript esterni per riuscire a gestire al meglio file diversi. Componenti di JavaScript. Ci sono le variabili, come abbiamo visto prima in console. Le variabili possono essere dichiarate, come vedete nella prima riga, anche più di una nella stessa riga. Normalmente si dichiara var nome uguale a qualcosa. Le variabili possono essere di vario genere, possono essere numeriche, possono essere stringhe, possono essere vero, falso, 1, 0, possono essere variabili nulle, come vedete qua, il tipo di variabile in JavaScript si definisce come type of. Ci sono, come vedete, queste 8 principali tipologie di variabili. Andando avanti con i tipi di dati, in JavaScript troviamo le matrici, che sono molto importanti, e vedremo in seguito che lo sviluppo di piattaforme di web mapping ritornano molto, molto utili. Ad esempio, in questo caso i frutti sono 3. Per richiamare il primo frutto utilizzeremo fruits tra parentesi quadrate 0. Anche in JavaScript, come in tanti altri linguaggi di programmazione tipo Python, si parte da 0 e non si parte dall'1, per cui il primo elemento di una matrice è sempre lo 0. Poi ci sono vari modi per interagire con le matrici. Uno si chiama splice, ad esempio in questo caso qua, definendo array splice 0, 3, andiamo a rimuovere i primi, diciamo, 3 elementi e andiamo a rimpiazzarli con qualcos'altro. Per cui dalla variabile che avevamo composto prima, che si chiamava I study JavaScript right now, diventerà Let's dance right now, perché abbiamo tolto le prime 3 componenti e abbiamo, le abbiamo rimpiazzate con Let's dance. Questo è il metodo splice. Poi c'è il metodo slice che va a prendere, diciamo, gli elementi che noi assegniamo all'interno delle parentesi rotonde, in questo caso l'elemento 1, che è l'elemento e della variabile r, e l'elemento 3 che è l'elemento s della variabile.
Poi c'è la concatenazione. La concatenazione è un concetto abbastanza semplice. La concatenazione esiste anche su Excel, ad esempio. È un modo per concatenare matrici, elementi di matrice in una singola chiamata, in una singola riga. Gli operatori JavaScript ci sono gli argomenti che possono essere riutilizzati, come vi ho fatto vedere prima, per fare qualsiasi tipo di operazione. Nel primo caso vediamo un'operazione algebrica, per cui prendiamo un x che è definita come 1 e una y che è definita come 3 e andiamo a sottrarre x ad y e otteniamo 2. Possiamo assegnare un'operazione ad una variabile, per cui al contrario definiamo x come 2 per 2 più 1 e quando andremo a richiamarla avremo il valore 5. Non sto qua a farvi vedere tutti, se volete siete interessati ci sono molti molti tutorial su JavaScript che vi faranno vedere come questi tipi di operatori funzionano. Ci sono appunto operatori e comparatori. Comparatori prevedono risultati vero o falso, per cui nel primo caso è 2 maggiore di 1, vero, è 2 uguale a 1, falso. Un'altra cosa molto importante è che in JavaScript l'uguale si definisce con due simboli di uguale, non con uno solo, perché con uno solo si definisce ad esempio una variabile che a è uguale a 1. In quel caso si inserisce un solo uguale, mentre quando vogliamo dire che una variabile è uguale a un'altra, allora inseriamo due simboli di uguale. Per quanto riguarda il simbolo di diverso, abbiamo punto esclamativo uguale, significa che vogliamo vedere se una variabile è diversa da un'altra. In questo caso andiamo a vedere se 2 è diverso da 1 e ritornerà vero. Ci sono appunto la comparazione anche a livello di tipologie di variabile, per cui nel primo caso la stringa 2, stringa perché è contenuta tra apici e non è un numero, ma è una stringa, è diversa da 1? In questo caso sì, è diversa, perché 2 è appunto una stringa e 1 è un numero. Poi ci sono gli operatori condizionali, if, else. Penso che più o meno tutti sappiamo cosa siano if, else. Se una condizione è vera, allora fai qualcosa. Se è falsa, allora fai qualcosa di diverso. In JavaScript esiste anche un terzo componente che è else if, che si dichiara se dobbiamo verificare più di due condizioni. Gli operatori logici, l'OR, si inserisce come due pipes, in questo caso queste due linee verticali che vedete, l'AND è il doppio e commerciale e il NOT è, come vi dicevo prima, il punto esclamativo.
Ci sono i cicli for, i cicli while, finché while significa finché una condizione è valida, allora eseguisci qualcosa. Nel ciclo for funziona più o meno nello stesso modo. Definisco una variabile che in questo caso uguale a 0, io uguale a 0, e voglio incrementare questa variabile finché è minore di 3. All'interno di questo ciclo for verranno eseguite delle operazioni ogni volta che questa variabile incrementa. C'è poi la funzione switch, che anche questa vedremo poi all'interno del codice in maniera più dettagliata. Anche questa definisce quando una variabile ha un certo valore, allora agisce in un modo, se ha un altro valore agisce in un altro. In un altro, con appunto definendo, diciamo, i casi. Come vedete, nel caso sia uno, allora comparirà un alert che ti dice one or zero. Nel caso sia due, comparirà un alert che ti dice due. Nel caso sia tre, ti dice che non è mai eseguita. Molto importanti in JavaScript sono le funzioni. Le funzioni sono composte dal nome della funzione stessa, che in questo caso si chiama checkAge, e dai parametri che noi passiamo alla funzione perché essa venga verificata. Il corpo della funzione è tutto quello che sta all'interno delle due parentesi graffe della funzione stessa. In questo caso, all'interno della funzione, noi diciamo se l'età è maggiore o uguale a 18, allora return true. Se no, creiamo un form che dice hai i permessi dai tuoi genitori, e poi inseriamo un prompt che ti chiede quanti anni hai, che questa variabile qua verrà passata, diciamo, alla funzione che farà il check del numero inserito, diciamo, dall'utente stesso. Come vedete, checkAge prenderà questo numero qua e ritornerà un alert se l'accesso è consentito oppure se l'accesso non è consentito. Gli oggetti sono un'altra componente molto importante in JavaScript, perché consentono di mettere assieme in una variabile sola varie informazioni, e queste informazioni sono linkate ad una key, ad una chiave, per cui nel primo caso vedete che l'utente ha due chiavi e due valori. La chiave nome ha associato il valore John come valore. La chiave età, age, ha associato il valore 30. Questo è un output simile al JSON, ed è un output simile al GeoJSON anche. Ne avrete sentito parlare. Il GeoJSON è un modo per esporre dati vettoriali su un client di WebGIS, per cui
il GeoJSON è composto da chiavi e valori, così come questo oggetto qua. Ci sono domande fino a qua? No? Allora vado avanti con le librerie di mapping. Avevamo visto prima che quelle più usate sono Leaflet, OpenLayers e Mapbox GL. Ho trovato delle comparazioni interessanti online basate sugli stacks, i followers, i voti, e sembra che Leaflet sia quella più popolare. Per quali motivi? Perché è molto leggera, è free, open source, ed ha un sacco di plugin che sono molto utili per determinate features che andremo a vedere dopo. Ha una community molto, molto forte e è l'integrazione di OpenStreetMap. Per quanto riguarda Mapbox, il pro di Mapbox dice che è il migliore servizio di mapping. Qui parla probabilmente di Mapbox, ma non parla di Mapbox GL. La differenza è che Mapbox è un service di mapping che dà la possibilità all'utente di caricare i propri dati e trasformarli in servizi geografici. Questo però è a pagamento e non è open source. Quello che è, diciamo, che non è a pagamento è la libreria di web mapping che si chiama Mapbox GL. Questa libreria qua è completamente libera e si può utilizzare senza alcun tipo di pagamento a Mapbox. OpenLayers in questo momento sembra sia quello meno popolare. Lo è stato molto negli anni passati, poi con Leaflet e Mapbox probabilmente ha perso un po' di popolarità. Qui c'è una comparazione integrando anche D3 e Google Maps per quanto riguarda quelle che sono le componenti significative di un tool di web mapping. Come vedete, Leaflet e OpenLayers sembrano quelli più completi, nel senso che per quanto riguarda OpenLayers è tutto integrato nella libreria, di default, ed è probabilmente anche per questo che risulta un po' più pesante di Leaflet. Solo il geocoder non è disponibile, a differenza di Leaflet che si può integrare attraverso un plugin. Però diciamo che le componenti principali per quanto riguarda OpenLayers e Leaflet ci sono tutte, e in base alle proprie competenze uno può scegliere OpenLayers oppure Leaflet, e hanno lo stesso identico, secondo me, comportamento e potenza nel client. Per quanto riguarda Mapbox, io utilizzo Mapbox normalmente quando ho a che fare con dati vettoriali più che dati raster, perché è molto limitato nella visualizzazione di dati raster e conviene utilizzare Leaflet più che non OpenLayers. Utilizzo Mapbox con dati vettoriali, soprattutto con dati in formato vector tiles. Non vi ho menzionato prima il formato vector tile. È sostanzialmente un formato che, come dice la parola stessa, si connette a
dati vettoriali e consente di esporre sul web dei servizi tilizzati di vettori che conservano anche gli attributi con sé, mentre quando si fa il retrieving di un WMS ritornano immagini, normalmente PNG, per poter interrogare quei dati lì, e ve lo farò vedere dopo, non è una questione molto semplice di due righe di codice, ma prevede l'implementazione di qualche funzione in più. In Mapbox è molto più semplice utilizzando i vector tiles. Si può andare ad interrogare i dati, della tabella degli attributi in maniera molto più veloce e molto più efficace. Ok, lo scopo dell'esercizio che vi ho proposto oggi ed andremo a vedere più in dettaglio nei prossimi minuti è quello di creare un WebGIS o una piattaforma di web mapping che dia conto del numero degli abitanti a livello provinciale dal 1975 al 2015 su quattro steps. I dati sono forniti dal GHSL, che è un dataset prodotto a Jersey rappresenta appunto la distribuzione della popolazione a livello globale espresso in numero di abitanti per pixel. I dati che ho utilizzato li potete scaricare, vi do il link se volete fare poi lo stesso esercizio in un secondo momento. Queste sono le province e questi sono i raster inerenti alla popolazione. Questo è un esercizio che avevo proposto durante le lezioni al Master di GSScience e vi ripropongo qui quello che abbiamo fatto brevemente perché è stato fatto nell'arco di 16 ore, se non ricordo male, qui il tempo è un po' più limitato, però quello che abbiamo fatto è prendere le province e il raster di popolazione, fare una statistica zonale, per cui ricavare il dato di popolazione a livello di provincia, calcolare l'area di ogni provincia e dividerla per 1.000.000 per trovare i chilometri quadrati, partendo dai metri, calcolare la densità, per cui prendere ogni popolazione dal 75 al 2015 e dividerla per l'area espressa in chilometri quadrati della provincia. Poi abbiamo creato una connessione da QGIS al database, in questo caso un database PostGIS. Una volta creata la connessione, abbiamo inserito il dato inerente alle province con tutti gli attributi inerenti alla densità di popolazione e alla popolazione all'interno di uno schema del database Postgres. Abbiamo connesso poi il database Postgres con GeoServer e abbiamo creato un nuovo workspace che si chiama MasterGIS e abbiamo inserito i parametri di connessione al database e pubblicato un layer che è inerente appunto alle province
ed è esposto in WGS 84 per far sì di mettere assieme la componente geografica principale della nostra piattaforma di web mapping. Come abbiamo fatto prima, potete scaricare, se non l'avete già fatto, il codice su GitHub, a questo URL, che penso sia in chat anche. E come vi dicevo, il progetto è composto quattro elementi, due cartelle che contengono, una che contiene i CSS e una che contiene le librerie JavaScript, un HTML che si chiama WebGIS e un JavaScript che si chiama stats.js. L'HTML è composto, è molto semplice ed è composto da poche linee, la maggior parte delle quali sono dei link, come vi ho fatto vedere prima, alle varie librerie che andiamo a utilizzare. Per la maggior parte sono librerie di CSS per lo styling e di JavaScript per l'interazione. Abbiamo definito un banner che potete vedere in colore bianco se aprite webgis.html e un ID della mappa per iniziare. Dunque avevamo due componenti principali, il banner e la mappa sotto il banner. Poi abbiamo inserito la parte di navbar, per cui il menu che sta sopra con il logo dell'Università di Padova e tre link, uno è home, poi c'è about e poi contact, e abbiamo assegnato uno stile al banner dando un colore di background, padding, il colore del testo e un po' di ombra. Abbiamo assegnato la tipologia di font e il z-index. Z-index vuol dire il posizionamento di questo elemento in relazione agli altri elementi che ci sono sotto. Ad esempio, z-index 9999 starà sopra ad un z-index che ha valore 11, ad esempio. Abbiamo importato su HTML le librerie di Leaflet, sia per quanto riguarda JavaScript che CSS, e dopo aver creato stats.js abbiamo importato anche quel file all'interno del nostro HTML. Abbiamo assegnato dei CSS alla mappa, assegnando la dimensione sostanzialmente della mappa all'interno della pagina, e abbiamo definito all'interno di stats.js la variabile map. Questa variabile map contiene una mappa leaflet, come vedete l.map è la classica nomenclatura di leaflet per definire una nuova mappa, ed ha un .setView che serve per determinare il bounding box di visualizzazione e il livello di zoom come ultimo elemento, in questo caso 6. Quando voi aprite il webgis.html vedrete che la mappa vi porta sull'Italia e a livello di zoom 6. Questo è definito con il comando setView. Poi abbiamo assegnato una nuova una mappa di base, diciamo, che in questo caso è presa da Carto,
attraverso un CDN, come abbiamo preso le librerie prima, si inserisce appunto un tile layer. In questo caso non ho inserito l'attribuzione, normalmente a livello di attribuzione si inserisce la source del dato e si va ad aggiungere alla mappa. Add to map normalmente in leaflet aggiunge un elemento alla mappa stessa, cioè lo fa vedere, si visualizza poi sul client. Abbiamo inserito un'alternativa che è una mappa satellitare fornita da Esri e l'abbiamo resa disponibile in una variabile web map che compone un oggetto, come abbiamo visto prima, c'è un key e un value. Il key è white e il value è light. Il key è world imagery e il value è world imagery senza gli apici. Questo ci consente di inserire queste base maps all'interno di un layer switcher, cioè quello che vedete qua sopra, in alto a destra, per cui abbiamo un white, che è la base map white che vedete sotto, oppure posso cambiarla e inserire diciamo le immagini satellitari fornite da Esri. Abbiamo definito l'URL del nostro GeoServer, per cui per prendere il WMS delle province abbiamo definito l'URL diciamo di default del nostro GeoServer più workspace, in questo caso si chiama MasterGIS, / WMS, e poi abbiamo passato i parametri che sono il layer, che è workspace ancora, due punti, nome del layer, se deve essere trasparente oppure no, il formato, che in questo caso è un PNG, il livello di opacità da 0 a 1, per cui 0,8, e lo Z-index, che oltre a funzionare sui CSS, funziona anche su una chiamata WMS di questo tipo. Qui posso decidere quale layer sta sopra ad un altro. E lo abbiamo aggiunto, come di consueto, la mappa. Per cui quando noi facciamo add to map di un layer, lo vedremo direttamente in mappa. Quando noi apriamo questo file qua, vediamo che il layer compare direttamente sulla mappa e non c'è bisogno di cliccare da una qualche parte per aggiungerlo. Poi abbiamo creato un altro layer che si chiama province selezionate, per cui provinces selected, e è lo stesso layer di prima che ci servirà per dare una interazione un po' più profonda da parte dell'utente. Cosa significa? Che vedete che questo layer ha un filtro. In GeoServer si possono creare dei filtri che si chiamano CQL, che in questo caso definisce... È molto simile a un filtro SQL la nomenclatura per richiamarlo in JavaScript è questa: SQL filter due punti tra doppio apice si inserisce la query. In questo caso la query dice che la colonna della tabella degli attributi, che si chiama sigla,
deve essere vuota. Quando è vuota, fa vedere l'elemento. Nella nostra tabella, quella colonna non è mai vuota, per cui con un filtro di questo genere non farà vedere alcun elemento. Per cui questo layer, provinces selected, non verrà visualizzato anche se c'è add to map, perché ho un filtro che mi dà un constraint per quanto riguarda la colonna sigla. Questo verrà visualizzato solo nel momento in cui io andrò a fare un click sulla mappa. Se io clicco in una provincia, questa provincia avrà dei bordi gialli, come vediamo. Questo bordo giallo è generato da appunto questo layer qua. E vi farò vedere come passo dei parametri diversi per far sì che non ci sia più questo filtro, ma venga rimpiazzato da un altro filtro che ha come sigla la sigla della provincia che ho selezionato, in questo caso Modena. Per cui farà vedere solo quella sigla lì. E questo è un modo molto efficace per interagire con WMS, che sono immagini, però in maniera un po' più dinamica. Si iniziano già a fare delle query e non è solo pura rappresentazione. Leaflet ha dei tools molto, molto potenti, integrati, come ad esempio questi che vi propongo qua sotto. Se noi andiamo a prendere ad esempio la seconda, la terza riga qui in rosso, e vogliamo fare il retrieving del bounding box della mappa che stiamo vedendo, basta inserire questa riga sulla console e vedrete che voi potete ottenere la latitudine e la longitudine dei lati nord-est e sud-ovest della mappa. Questo a cosa ci serve? Questo ci serve per definire quel long click che ho fatto prima, quando ho cliccato su Modena, definire dov'è che ho cliccato, ok? E costruire una chiamata che si chiama get feature info, come vi ho fatto vedere prima tra le chiamate disponibili su GeoServer. Costruisco questa chiamata e questa chiamata non è altro che una funzione JavaScript dove vado a passare quattro elementi, che sono l'elemento mappa, l'elemento layer, latitudine e longitudine e altri parametri che vediamo qui sotto. Questa chiamata qui consente di fare il retrieving di informazioni relative ad un determinato layer che io passerò tra i parametri quando viene chiamata da un'altra funzione, e questa funzione verrà chiamata, come vedete qua, quando nella mappa vado a fare click. Per cui nella mappa on click stabilisco una nuova funzione a cui passo un parametro e definisco che se la mappa ha il layer province, la latitudine e la longitudine sarà uguale a E, che è l'elemento su cui ho cliccato, con il parametro di latitudine e longitudine, e vado a costruirmi il get feature info URL. Per cui, definendo la mappa, il layer, se vi ricordate prima, era un altro parametro che voleva la funzione, che sarà province, la latitudine e la longitudine, e poi
le informazioni ausiliarie, tipo in questo caso il formato che io voglio prendere è di tipo testo. E poi le proprietà di quel layer, cioè il nome della provincia, la sigla, la popolazione dal 75 al 2015 e la densità di popolazione dal 75 al 2015. Queste che vedete qua non sono altro che i nomi delle nostre colonne della tabella degli attributi. Che sono all'interno di un Postgres e che sono fornite poi dal geo server come servizio. Il layer e le opzioni di formato. Scusate. Facciamo una chiamata Ajax. Vi invito ad andarvi a vedere come funziona Ajax sul web. Ci sono anche in questo caso delle documentazioni molto, molto utili e molto ben scritte e componiamo, diciamo, la nostra richiesta di get feature info, il nostro URL, diciamo. Con questo URL andiamo a collegarci col discorso che facevo prima della provincia selezionata e l'inserimento del nuovo boundary di colore giallo, perché andiamo a inserire un nuovo filtro SQL. Cioè questo filtro dice che la sigla non è più like empty, ma adesso la sigla sarà uguale alle proprietà che sono definite come proprietà della feature che io sto chiamando con il campo sigla. Per cui quando io clicco sulla mappa, vi ricordo che questa qua è la funzione un click, clicco sulla mappa, il sistema memorizza dove ho cliccato, in base alla latitudine e longitudine di dove ho cliccato, va a prendere il nome della sigla, diciamo, di quella provincia e la passa come parametro e andrà a ricompilare il filtro SQL, per cui adesso quel filtro SQL lì avrà come parametro non più vuoto, ma la sigla della provincia su cui ho cliccato. E questa è la funzione di selezione della regione, appunto, che va a compilare un pop-up, in questo caso, quello che abbiamo visto prima quando ho cliccato su Modena, è comparso Modena come pop-up, e il pop-up contiene la denominazione della provincia, con un tag HTML centrato e H5. I tag HTML di testo vanno da P, che è il paragrafo, a H6, se non ricordo male, dove H1 è il carattere più alto, per cui più grosso in termini di visualizzazione. Crea il pop-up e lo apre nella mappa. La sidebar, come vi dicevo prima, non è altro che questo elemento che trovate qui a sinistra, questo elemento qua, dove vedete la leggenda. Questo è un componente che risultava molto, molto utile per questo tipo di applicazione, perché consentiva di raggruppare una leggenda iniziale e poi altre tipologie di visualizzazione, in questo caso due grafici, uno per quanto riguarda la popolazione residente
la variazione della popolazione residente e la variazione della densità di popolazione. Questo è stato implementato utilizzando la sidebar di Leaflet, che è un altro plugin disponibile appunto per Leaflet, ed è stato integrato a livello HTML nel solito modo, inserendo la parte JavaScript e la parte CSS. Abbiamo definito la struttura HTML della sidebar, per cui abbiamo definito che come ID principale è appunto sidebar, e siamo andati ad inserire all'interno del primo elemento della tab la leggenda, per cui abbiamo definito un ID leggenda e poi abbiamo inserito legend come titolo di quella tab, ed è quello che vedete qua in grigio. A livello JavaScript abbiamo inserito una nuova variabile, creato una nuova variabile con nomenclatura leaflet, ancora l.control sidebar, l è sempre leaflet, punto .control è un controllo di leaflet, e sidebar, che tipo di controllo, per cui la sidebar. E su che container? Container non è altro che l'ID HTML che vi ho fatto vedere prima, sidebar. Per cui se andate a vedere qual è l'ID, vedete che qui è definito come ID sidebar ed è stato inserito nel container sidebar e ancora una volta aggiunto alla mappa. Poi siamo andati a fare la leggenda. La leggenda è puro HTML e qualche piccolo CSS ed ha un colore e ogni colore corrisponde diciamo una classe. Per cui in questo caso, nel primo caso, va da 50.000 a 150.000 con assegnato il colore giallo e via dicendo. Abbiamo creato una funzione di set timeout in JavaScript. Set timeout significa che dopo un determinato numero di millisecondi il client reagirà in un determinato modo. In questo caso, dopo 1000 millisecondi, abbiamo detto alla sidebar di aprire il tag legend, per cui il primo tag, ok? Non abbiamo fatto aprire i grafici, ma abbiamo fatto aprire legend, per cui abbiamo detto dopo millisecondi, quando l'utente carica la pagina, fai aprire legend, e questo lo verificate proprio come behavior quando caricate appunto webgis.html. Non viene fuori subito, ma viene fuori dopo un secondo, esattamente. Eccola lì. Ok. Poi, come vi ho fatto vedere prima, alla sidebar abbiamo aggiunto due pannelli. Uno che riguarda la popolazione residente dal 75 al 2015 e uno che riguarda la densità di popolazione dal 75 al 2015. Per quanto riguarda la popolazione, l'ID su cui noi volevamo visualizzare il grafico si chiama chart population, mentre per quanto riguarda la densità di popolazione, l'ID su cui volevamo visualizzare il grafico si chiama chart population density. Dunque, questi grafici qua, per creare questa tipologia di visualizzazione, abbiamo bisogno di un'altra libreria che non è inserita in Leaflet e che non è inserita in Materialize come abbiamo visto prima, ma è resa disponibile da iCharts oppure da tante altre librerie di JavaScript. In questo caso utilizziamo iCharts
e iChartsMore, che serve per l'esportazione dei grafici. Abbiamo inserito questi due tag nel nostro HTML, come vi ho fatto vedere prima, e nella funzione Select Region, che vi avevo fatto vedere prima, oltre a prendere la sigla e il nome della provincia, ora andiamo anche a definire gli altri campi della tabella di attributi, per cui la popolazione totale dal 95 al 2015 e la densità di popolazione dal 75 al 2015. E andiamo a comporre queste righe che vedete, che servono per produrre un output grafico delle variabili che vi ho fatto, che vi ho esposto prima, per cui la popolazione in questo caso totale dal 75 al 2015 sarà un grafico a colonne di altezza di 300 pixel con un background trasparente, e senza presentare la leggenda, senza presentare un titolo o un sottotitolo, e senza presentare i crediti, dove nella categoria, nelle assi delle X, avremmo il nome della provincia, e nelle serie avremmo il valore della popolazione totale per gli anni presi in considerazione. Stessa identica cosa è stata fatta per la densità di popolazione. Stesso tipo di approccio, un grafico a colonne, nella stessa altezza dell'altro, asse delle X, il nome della provincia, e sulle serie il valore della densità di popolazione per gli anni considerati. Poi abbiamo aggiunto uno slider di trasparenza per dare la possibilità di utente di vedere quello che c'è sotto al layer delle province. Questo viene effettuato a livello HTML inserendo un nuovo div che avrà un ID che si chiama in questo caso Transparency Slider Population Main. Questo è molto utile come parametro da inserire l'ID del div di trasparenza. Immaginate se abbiamo 100 layers, dovremmo avere 100 div diversi e dunque ogni slider dovrà agire su un determinato layer. E la funzione JavaScript che viene utilizzata per produrre questo tipo di effetto, che utilizza Bootstrap, in questo caso Slider, definisce un valore, prendendolo diciamo dallo slider quando l'utente lo sposta da destra a sinistra o al contrario, e lo assegna all'opacità, come vedete nell'ultima riga, all'opacità del layer provinces. Chiaramente devo inserire per questa operazione i tag HTML per quanto riguarda i CSS e per quanto riguarda i JavaScript. E con questo credo di aver concluso la presentazione. Il codice lo avete. Se avete domande, prego. Grazie mille Luca per questa presentazione. Spero che sia stato abbastanza chiaro il percorso fatto quest'oggi, che voleva essere appunto introduttivo ai WebGIS, presentando un po' la struttura logica di che cosa sta dietro a un WebGIS, presentando anche brevemente quali sono le soluzioni già pronte all'uso, come Leadsmap e Jonode, e poi abbiamo visto come creare proprio una mappa appoggiandosi a strumenti come GeoServer e Leaflet.
Le slide, visto che tanti le stanno chiedendo, verranno rese disponibili assieme anche al codice. Adesso prepareremo con Stefano un link dove potete trovare tutti questi dati, saranno appunto resi disponibili. Se ci sono domande, questo è il momento, se no possiamo anche vederci al prossimo incontro, che sarà appunto a gennaio. Salvatore chiede se il video sarà reso disponibile. Sì, stiamo preparando un canale dedicato per raccogliere tutti i video e le presentazioni di questi mesi. Ricordatevi che se vi è piaciuto questo workshop e se vi piace anche l'offerta che proponiamo, potete fare una donazione all'associazione GFOS attraverso il link di PayPal che abbiamo scritto in chat o che comunque trovate sul sito gfos.it, e volendo potete anche associarvi alla nostra associazione. E niente, lascio la parola a Paolo per la conclusione. Io volevo davvero ringraziare Luca per veramente interessante racconto che ci ha fatto oggi, per le sue competenze, per la sua disponibilità e per insomma, la chiarezza espositiva di un argomento che, per quanto mi riguarda, almeno personalmente, non è assolutamente facile né intuitivo. Invece l'ha reso veramente accattivante e anche semplice nella sua complessità. Volevo ringraziare altresì Federico, che è sempre motore e cuore pulsante di queste serie di eventi, perché insomma è sempre un piacere poter collaborare assieme, così come tutti voi che siete sempre presenti, ci supportate e ci sopportate durante tutte i webinar che faremo. Ovviamente le slide saranno sicuramente disponibili, le metteremo sul sito di questo ciclo di eventi, quindi da lì le potrete scaricare. Vi ricordiamo anche, per cortesia, di fare un questionario che trovate sempre alla pagina, esattamente come Federico ci ha appena messo nella chat, il questionario di gradimento, non tanto perché ci serva per capire quanto bravo è stato il relatore o meno, sul quale non abbiamo certamente dubbi, ma per far sì che la fruizione di questi eventi possa essere migliorata di volta in volta, cercando di andare a renderli sempre più interattivi, sempre più interessanti in base ai suggerimenti che voi vorrete darci. E ovviamente vi chiediamo, come ha già detto anche Federico, di supportarci anche economicamente, qualora lo poteste fare, associandovi o facendo delle donazioni, perché questo è sempre la parte, diciamo, che ahimè ci permette di andare avanti a fare tutte le attività che stiamo svolgendo e di supportare tutte i progetti open source in ambito di software geografici che appunto cerchiamo di presentarvi in questo ciclo di seminari. Direi che a questo momento, in chat Federico vi ha inserito anche il link per fare le donazioni, per fare una donazione all'associazione. Vi rinnovo l'invito anche a rinnovare, scusate il gioco di parole, a rinnovare la vostra quota associativa per l'associazione gfos.it, qualora non l'aveste fatto, e se non siete soci, vi...